Ciao, io sono Mick, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi sono qui per darvi due dritte per quanto riguarda alcuni prodotti Pokémon. Nello specifico andremo ad analizzare le ultime uscite di questo mese per quanto riguarda prodotti del mercato Pokémon. In più andremo anche ad analizzare dei prodotti che sono stati distribuiti in questo ultimo mese nelle edicole, perché sono usciti dei prodotti davvero molto golosi. Quindi analizziamo i prodotti delle edicole di questo mese più le uscite in generale per quanto riguarda i prodotti della Pokémon. Partiamo subito. Allora ragazzi, cosa abbiamo di succoso nelle edicole? Sono uscite parecchie collezioni davvero molto interessanti, adesso andremo ad analizzarle. Una di queste è la scatola Eevee GX, scatola che noi troviamo tranquillamente su MKM ad un prezzo di 27 euro. Dall'edicolante il prezzo è pressoché simile, 25-26 euro. Cosa ci offre questa collezione? Usiamo una bellissima immagine del Frederick strafatto per farvi vedere che pacchetti ci sono all'interno della collezione. Abbiamo dei pacchetti di tuoni perduti, Tempesta Astrale e Sole e Luna Guardiani Nascenti. Di questi pacchetti, quelli più interessanti sono logicamente Tuoni Perduti e Tempesta Astrale. I prodotti che vado a consigliarvi oggi comunque ragazzi sono più un suggerimento per chi comunque sta completando delle collezioni magari di pacchetti Pokémon e gli servono alcune espansioni che in giro non si trovano più. Ad esempio Tuoni Perduti e Tempesta Astrale singolarmente non li trovate da nessuna parte se non in queste collezioni che stanno ridistribuendo in edicola. Come collezione comunque non è neanche troppo male, è abbastanza interessante perché abbiamo Eevee GX ed è una collezione che sicuramente o andrei a comprare per tenerla sealed oppure per completare qualche collezione, qualche art set. Oltre a Eevee GX abbiamo nelle edicole il ritorno del set, o meglio della collezione di Marowak di Alola GX. La troviamo tranquillamente ad un prezzo di 29 euro su MKM, esclusa la spedizione. Nelle edicole lo troviamo facilmente ai prezzi di 25-26 euro, come la collezione di Eevee. Cosa ci offre? Prendiamo sempre spunto dalle copertine di Frederick, che sono magnifiche per farvi vedere i pacchetti all'interno delle collezioni. Qui invece abbiamo dei pacchetti un pochettino più recenti. Infatti troviamo due gioco di squadra, un Tempesta Astrale e un Sole e Luna Ombre Infuocate. Sono letteralmente pacchetti molto interessanti anche questi, assolutamente buoni per poter completare qualche asset. Come sapete ben tutti ragazzi, il gioco di squadra, nonostante sia una delle ultime espansioni all'interno di questa collezione, ormai sono letteralmente fuori produzione e non si trovano più singolarmente. Quindi questa è un'altra collezione che andrei a comprare giusto da tenere sealed o per completare degli art set. Molto succoso anche quell'Ombre Infuocate, che non sottovalutiamo per niente. Abbiamo un grande ritorno nelle edicole ragazzi anche di collezioni generazioni alleati. Questa sì che è un'ottima collezione. La prima che troviamo su MKM si aggira sui 50 euro esclusa di spedizione. In edicola l'ha trovata ad un prezzo stracciato di 34. Cosa ci offre questa collezione? Immagine sempre di Frederick, perfette, sono perfette. Ci offre due pacchetti di Eclissi Cosmica, due di gioco di squadra e due di sintonia mentale. Quindi questa collezione per gli asset è una mina, è veramente una bomba, senza parlare del fatto che all'interno di questa collezione abbiamo promozionali di Charizard e Venusaur, quindi Pokémon di prima gen iper super apprezzati. Se proprio non si hanno troppi soldi da spendere, escluderei a prescindere la collezione di Eevee e la collezione di Marowak e punterei tutto su questa, perché è una delle collezioni più interessanti in questo ultimo periodo dagli edicolanti, assolutamente da prendere. C'è anche da considerare ragazzi che minimo le promozioni di Charizard e di Venusaur in questo momento vengono vendute fra i 10 e i 15 euro, quindi soltanto con quelle vi siete ripagati l'intera collezione. In edicola abbiamo anche il ritorno del set Porygon ZGX, un'altra collezione davvero molto interessante, ha dei pacchetti davvero molto bellini al suo interno. Qui su MKM troviamo un prezzo minimo di 29, esclusa di spedizione, edicola la troviamo sui
25-26 euro. Cosa ha da offrirci questa collezione? Abbiamo due pacchetti di sintonia mentale, puntoni perduti e un sole e luna guardiani nascente. Questa è la collezione meno prestigiosa fra quelle che vi ho fatto vedere fino ad ora, quindi è una collezione che tralascerei tranquillamente per dare priorità magari alle prime che vi ho fatto visionare. Però nonostante tutto è molto interessante anche questa. Abbiamo anche il ritorno della collezione di Pikachu V di Destino Splendente. È una collezione che lascerei totalmente perdere perché ci sono tantissimi prodotti in questo momento in giro. La prima in italiano la troviamo a 23 euro, prezzo pressoché simile dall'edicolante. Come saprete ben tutti ragazzi, all'interno abbiamo 4 pacchetti di Destino Splendente e la promozionale di Pikachu. Questo è un prodotto che lascerei totalmente stare. Allora, per quanto riguarda i rifornimenti dall'edicolanti è tutto. Adesso andiamo ad analizzare invece i prodotti che sono usciti in questo mese per quanto riguarda altri prodotti Pokémon, delle release di questo mese insomma. Allora, cosa abbiamo di interessante? Abbiamo di interessante il Marnie Premium Tournament Collection, ovvero il cartone del latte di Mary. Collezione super mega apprezzata. E vedo che moltissime persone la stanno comprando in questo momento. All'interno di questa suddetta collezione troviamo alcuni pacchetti più la promozionale di Mary e il suo prezzo si aggira fra i 45 e i 60 euro, 45 forse no, però ho visto alcuni che la stanno veramente ribassando di tanto pur di venderla. Ha fatto molte vendite, molte persone l'hanno comprata. Secondo me non vale troppo la pena investire su questo prodotto perché appunto, come dicevo prima, tantissime persone l'hanno comprata, ci sono promozionali di Mary come se piovessero, quindi è un prodotto che lascerei perdere in termini di investimento, ma se piace il personaggio, se è la vostra best waifu, allora sì, compratelo assolutamente perché è un prodotto molto bellino e nasconde anche pacchetti molto interessanti, logicamente tutti di spada e scudo. All'interno c'è anche la promozione olografica con l'autografo di Mary, quindi devo dire che come prodotto è bellino anche per una collezione magari sealed. Nelle produzioni di questo mese abbiamo anche la terz'ultima uscita per quanto riguarda la Jumbo del 25esimo che io sono andato a prendere ed è uno dei pacchetti più fondamentali delle uscite Jumbo. Perché ragazzi? Perché parliamo della terza gen, una di quelle più apprezzate. Infatti le uscite più importanti a mio parere sono proprio queste, la terz'ultima, la penultima e l'ultima, sono quelle che assolutamente andrebbero comprate, le altre si possono lasciare tranquillamente perdere. Abbiamo il Trainer Toolkit che neanche andrò ad analizzare e abbiamo anche le collezioni di Ice Rider e Shadow Rider Calyrex, le collezioni con all'interno le promozionali V dei suddetti cavalli, collezioni che tralascerei tranquillamente in questo ultimo periodo perché l'espansione di Regno Glaciale è in netto calo, infatti si possono trovare dei box Sealed 36 di questa espansione a 115 dollari, pochissimo, a 115 euro, scusatemi, veramente un prezzo ridicolo. Se a voi piace il Pokémon, logicamente vi consiglio assolutamente di comprarle, di spacchettarle, ma se dovete comprarle in termini di investimento, assolutamente lascerei perdere queste collezioni, nonostante abbiano dei pacchetti Regno Glaciale, Fiamme Scure, più un Rebel Crash, se non vedo male, però questo in inglese, quindi in italiano potrebbe cambiare di qualcosina. Però è un prodotto che lascerei assolutamente perdere. Niente ragazzi, detto ciò, detto tutto, queste sono le principali novità per quanto riguarda questo mese. Non vi ho fatto vedere l'uscita che ci sarà a fine agosto di Evolving Sky perché è inutile, abbiamo già parlato tantissimo e quella è una cosa assolutamente da prendere. Detto ciò ragazzi, prima di concludere il video vi invito a lasciare un bel like al video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se comprerete qualche collezione che vi ho appena elencato e se le avete trovate facilmente anche voi dagli edicolanti. Se avete voglia entrate anche nel mio gruppo Telegram, link nel primo commento qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!